Live Social. Cari amici e ascoltatori di Live Social, siamo di nuovo qui insieme in compagnia di nuovi ospiti. Questa volta per soffermarci, diciamo, sul mondo, il vastissimo mondo del cinema, che rappresenta un po' la nostra identità, la nostra arte, la nostra cultura sotto tanti aspetti. Gli ospiti di quest'oggi sono venuti in rappresentanza della Ruggero Film Production. Parleremo un po' e presenteremo efficacemente l'agenzia e parleremo soprattutto del nuovo film in uscita, Perché ti amo, in prima visione assoluta su Canale Italia. E affronteremo tutto questo con Gennaro Ruggero, che è lo sceneggiatore e produttore esecutivo. Ciao Gennaro. Ciao Riccardo. E con Angelica Loredana Anton, che è la produttrice. Ciao Angelica. Ciao. Benvenuta. È un piacere avervi qui ai nostri microfoni. Veramente un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, quando e come nasce la Ruggero Film Production e su cosa si incentra la trama del nuovo film in uscita, Perché ti amo? La Ruggero Film Production nasce nel 2014. Dopo un'esperienza televisiva con Canale 10 Toscana e una serie di programmi di cui sono stato autore. Poi niente, conoscendo Angelica sulle passerelle della moda per quanto riguarda la recitazione, che lei cominciava a sbocciare nella recitazione, abbiamo deciso di mettere su la nostra azienda, agenzia come la chiami tu, la nostra azienda cinematografica, e da lì sono partiti i primi film. Il primo film voglio citare solo per un motivo importante, certo, perché ha 7 milioni circa di visualizzazioni tra YouTube e altri social tipo Dailymotion eccetera, che è Come Lolita. È un film che anche quello andrà in onda su Canale Italia verso fine luglio. Ma il film di cui parliamo oggi è Perché ti amo. Perché ti amo è un film scritto da Angelica, che oltre a essere attrice, scrittrice, sceneggiatrice, è innamorata dell'amore e quindi ha voluto scrivere questo film che parla d'amore. È bellissimo questo aspetto, sì, innamorata dell'amore. Sì, infatti lei ha già scritto due libri e sta scrivendo anche Perché ti amo il libro, e il film comunque è già finito da 5-6 mesi e andrà in onda su Canale Italia a luglio, ed è un film che parla di una storia d'amore con tutte le sue problematiche dei tempi moderni, che sono il rapporto con un fidanzato con la droga, un po' di violenza e un po' anche di male lingue, dispetti tra i ragazzini. Insomma, è una storia molto carina. C'è tutto molto, veramente dentro. Molto, 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 molto giovanile, molto frizzante, con un po' di action. È girata a Forte dei Marmi, quasi completamente a Forte dei Marmi, a Viareggio, in quella zona lì, a Camarito di Camaiore. Bellissima. Una bellissima scenografia col drone, è sì, molto, molto bella. Posso citare gli attori principali, che sono Nicole Barbagallo, che è ex Miss Cinema, Riccardo Trulli, il più bello d'Italia, e Milena Sonnaiolo, che viene dalle fiction di Rai, e Guido Mariani, che è figlio d'arte del grande Alfredo Mariani, noto conduttore televisivo eccetera, sicuramente conosciuto da molti, e che salutiamo tutti, visto sì, che siamo qui a Live Social. Un grande saluto a tutti, parte integrante molto importante, sì, un bravissimo regista esordiente che è Valerio Matteo, e quindi questo film è molto realista, molto molto molto, ecco, e siamo tutti curiosi, in primis io che sono qui accanto a voi, di vederlo, e ci sarà sicuramente occasione, insomma, attendiamo l'uscita. Oltre questo, tante sono le cose che mi vengono in mente, perché quando si parla di cinema, e lo sapete bene, veramente è un mondo estremamente vasto, si possono affrontare tantissimi argomenti, tematiche differenti, sempre da punti di vista nuovi, anche inediti, perché per quanto si sia fatto in passato, certamente c'è sempre qualcosa di nuovo da scovare, da trovare, da individuare, no? Alla fine anche sì, questa è la bellezza, la magia. Noi tocchiamo molto il sociale, molto il sociale. Abbiamo fatto 11 cortometraggi, 4 lungometraggi. Complimenti. Tocchiamo molto il sociale, molto il sociale, però l'amore trionfa sempre, poi alla fine deve trionfare, soprattutto in questi tempi difficili, molto duri. Ecco, poi, facciamo io che sono sempre stato un diavoletto, cioè Angelica che ha portato questa ventata d'amore in famiglia. Il diavolo e l'acqua santa, come si dice, sì, giusta compensazione. Sì. Ecco, quindi mi raccomando, già insomma un po' sappiamo tutti, sapete voi, che
cioè questo nuovo film in uscita, Perché ti amo, è stato detto efficacemente un po' tutto dal nostro ospite, da Gennaro, e quindi direi che dobbiamo andare a vedere. Merita sicuramente una visione da parte di tutti questo film, molto molto interessante. Anche il libro che uscirà con il DVD dopo il film. Ecco, quindi ulteriore incremento e valore aggiunto, perché insomma vanno sempre in parallelo, i due aspetti si intersecano e si mescolano. Un buon film in genere nasce dopo un buon libro, che è sempre molto efficace. In questo caso è il contrario, nasce dopo il libro, ma non cambia, la sostanza è sempre molto importante ed è tutto ben riuscito, perché c'è stata una produzione attenta che ha curato tutti i minimi particolari. E proprio in virtù di questo volevo chiedervi, facendo intervenire questa volta anche Angelica, quali sono stati gli elementi, gli aspetti più importanti che hanno accompagnato passo passo la produzione e la realizzazione di questo film, dall'inizio, proprio dagli esordi, dall'ideazione fino al momento dell'uscita. L'amore, molto semplice, viene da sé. Lei scrive tanto per di poche parole. Ma è una dote. È una dote questa, perché non servono tante parole. Chi parla troppo, si dice, tranne noi, che in qualche modo dobbiamo essere, siamo i direttori d'orchestra della situazione. Ma chi parla troppo nella vita reale, in genere, è qualcosa che è una persona che non sempre ha poco da esprimere dentro, è piuttosto povera. Così si dice. Posso aggiungere, sì, per lei. L'amore è anche le sue esperienze personali che sono state riportate poi in... Assolutamente, come avviene sempre, è un rispecchiamento della propria vita. Complimenti, devo fare i complimenti, Angelica, grazie a te, perché lo sguardo poi comunica molto, eh? Non c'è bisogno di tante parole, ma la sincerità poi traspare, le vibrazioni arrivano, e tutto questo mi arriva da parte vostra, da entrambi, e sicuramente queste vibrazioni potenti e positive, sincere e genuine, arrivano anche a tutti i nostri ascoltatori. E devo farvi veramente complimenti, perché poi insomma non è facile anche gestire, ci sono tante responsabilità all'interno di una casa di produzione, bisogna tante costantemente difficoltà. Tante difficoltà, tante difficoltà anche, bisogna gestire più aspetti, a volte è veramente dura, ma si va sempre avanti con fierezza se si crede veramente in quello che si fa, e voi ci credete. Ecco, dopo tutte queste cose, ne abbiamo dette tante, ecco, in ultima battuta, progetti futuri importanti, lavorazioni future alla quale avremo il piacere di assistere? Il prossimo film dovrebbe essere un'opera di Dostoevskij, tratta da un'opera di Dostoevskij, da un film di Luchino Visconti, Le notti bianche, che noi abbiamo chiamato, abbiamo rivisitato un attimino, ero risiedato io come sceneggiatore, e sono Le ultime notti di un sognatore. Dovrebbe essere la prossima produzione, a momenti dovrebbe cominciare. E poi una cosa al contrario adesso, sì. è uscito un libro che è il primo film da leggere. C'è la sceneggiatura pubblicata. Ah, che bello! Pubblicata, che è La forza dell'amore, sottotitolo Crederci ancora, che sarà sottoposta a Riccardo Scamarcio, da cui attendiamo la sua risposta. Un grande attore, una storia molto molto particolare, un dramma sempre d'amore, però è un dramma, una sorta di Autunno a New York al contrario, e che dovrebbe andare in lavorazione se Scamarcio ci fa la grazia. Riccardo è molto ricercato, insomma, Scamarcio è un attore di un certo calibro. Ci stiamo lavorando. Ecco, se farà la grazia, mi raccomando, falla, per favore, Riccardo. Concentrati, dai il tuo contributo che è essenziale, un tuo parere, insomma. E abbiamo detto veramente tante cose, anche questi lavori futuri, quindi siamo in attesa, perché poi avremo dei programmi televisivi che andranno in onda l'anno prossimo. Insomma, un'intensa attività, il palinsesto è molto ricco, tante idee, tanto fermento, vi date da fare, complimenti, quindi tanto da ammirare e da condividere insieme, complimenti alla Ruggero Film Production e a voi. E siamo arrivati alla fine della nostra interessantissima intervista sotto tanti punti di vista. Prima però di salutarci, ricapitoliamo i contatti di Gennaro Ruggero, che è lo sceneggiatore e produttore esecutivo, e di Angelica Loredana Anton, che è la produttrice nonché anche scrittrice, un elemento molto importante, della Ruggero Film Production. Appunto, abbiamo parlato di questa agenzia, casa di produzione, un po' della sua nascita, correlata anche e soprattutto alla trama del nuovo film in uscita, Perché ti amo, che sarà in prima visione assoluta su Canale Italia. Mi raccomando, vedetelo il più numerosi possibile. Lo 06 35 29 8787 è il numero fisso, l'indirizzo via Cogoleto 62, zona Gemelli, Torrevecchia.
La pagina Facebook Ruggero Film Production è da visitare assolutamente, perché al suo interno troverete a 360 gradi tutto quello che riguarda, è strettamente correlato appunto a questa casa di produzione Ruggero Film Production, e non manca veramente nulla: foto e descrizioni efficaci, backstage, foto di momenti particolari che riguardano la lavorazione in generale anche dei film passati, presente anche delle lavorazioni future, dei film futuri, e tutto questo è condivisibile perché è sempre aggiornato con tutti voi utenti ascoltatori, più siete meglio è. Il sito web ruggerofilmproduction.com da visitare anch'esso, c'è una home page iniziale, le varie pagine, sezioni interne, tutte da scoprire navigando pian piano, fino a che, arrivati alla fine, non si avrà un quadro ulteriormente completo, chiaro ed efficace del tutto. E il canale YouTube non poteva certo mancare, Ruggero Film, visitatelo perché ci sono tante clip, diverse clip che riguardano momenti, anche scene dei film, della produzione, diciamo, e tanto da condividere per farsi ancora più chiaramente un'idea. E per finire abbiamo l'indirizzo email ruggerofilm@italymail.com. Con questo abbiamo veramente concluso, un saluto e un ringraziamento speciale ancora ai nostri ospiti, Gennaro Ruggero e Angelica Loredana Anton. Grazie Riccardo. Grazie a voi, in bocca al lupo per tutto, un saluto a tutti voi. Live, live, social.